Torniamo questa mattina a parlare, lo faremo in modo approfondito poi a partire dalle 9 con l'indignato speciale Andrea Pamparana e Davide Giacalone della situazione in Ucraina. Ci sono ultime notizie? Sì, ripetiamo un po' le ultime agenzie intanto perché ci stiamo collegando appunto con il nostro prossimo ospite che sta proprio tornando dal confine polacco con l'Ucraina. Il segretario di Stato americano Blinken è andato in Polonia ed è passato anche in Moldavia appunto per la questione ucraina, ci sono stati diversi colloqui e poi a Kiev c'è una notizia particolare, abbiamo parlato, lo ha fatto anche Davide Giacalone in rassegna stampa stamattina, di quanti civili abbiano scelto volontariamente di arruolarsi. Ecco, secondo il Kiev Independent sono 100.000 i volontari ucraini che si sono arruolati alle forze di difesa. E poi c'è stato un nuovo colloquio telefonico tra il presidente ucraino Zelensky e quello americano Biden. Tra l'altro il ministro degli esteri cinese ha detto al segretario di Stato americano che la Cina si oppone a ogni mossa che getta benzina sul fuoco. Ci siamo chiesti in questi giorni quale sia realmente il ruolo della Cina in tutto ciò. Allora chiedo alla regia se abbiamo il collegamento col prossimo ospite. Vediamo se lo sentiamo, ancora no. Intanto vi raccontiamo la sua storia. Si chiama Cristiano Brandazzi, è un giornalista del Cittadino di Lodi ed è partito nelle scorse ore insieme ad un altro gruppo di volontari, credo in 7 furgoncini. Sì, e hanno portato ovviamente una serie di generi di prima necessità ad alcuni sfollati che erano riusciti dall'Ucraina a rifugiarsi in Polonia subito dopo il confine. L'obiettivo di questa missione era poi, ma speriamo poi di farci raccontare dalla sua viva voce se sono davvero riusciti a farlo, è poi prelevare alcuni di questi profughi e portarli in Italia. Un numero ridotto perché la capienza dei furgoncini e le difficoltà del viaggio insomma non consentono un trasporto massiccio come potrebbe essere un trasporto aereo, però insomma l'obiettivo era quello, viaggio dopo viaggio, di portare almeno una decina di persone, 2-3 famiglie al sicuro in Italia. Allora abbiamo stabilito il collegamento al telefono con Cristiano Brandazzi, giornalista del Cittadino. Cristiano, eccoti, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ascolta, ho anche un ospite, va bene, parlerà anche lui. Perfetto, dopo, siamo già in onda. Cristiano, eccoti, buongiorno. Allora, raccontaci intanto dove ti trovi in questo momento. Sei in diretta su RTL 102.5. Una buona giornata a tutti. In questo momento ci troviamo a Kroshenko, è sul confine tra la Polonia e l'Ucraina, quindi ci troviamo veramente in una posizione, tra virgolette, calda. Ieri sera intorno alle 20.30 siamo arrivati in queste zone con un gruppo di volontari della città di Lodi, pensate, 7 furgoni carichi di medicinali, cibo, vestiti, ed si è trattato di una missione umanitaria partita veramente dal basso. Nel giro di pochi giorni e in poco tempo è stato messo in piedi questo vero e proprio, diciamo, pezzo di solidarietà del nostro territorio fin qui in questa zona, perché dovete pensare che in questa zona stanno arrivando in queste ore i rifugiati, le persone che fuggono dalla guerra. Noi siamo arrivati ieri sera, abbiamo visto lungo le strade le auto delle persone parcheggiate, le persone dormono lì come accade durante i terremoti, fuggono, quindi se trovano riparo in auto, e qui c'è bisogno sostanzialmente di tutto. C'è bisogno di tutto, tant'è che appunto questa missione che ha come, diciamo, guida un imprenditore di Lodi, ecco, questo vorrei sottolinearlo, una persona che nel lavoro, che nella vita fa tutt'altro, un commercialista, è qua con me, Vittorio Codeluppi, che nel giro di pochi giorni ha messo assieme un gruppo di ragazzi, di persone, e ha portato qua questo enorme, diciamo, questi aiuti. Io ce l'ho con me, io vorrei fargli dire una battuta anche da lui, perché dimostra come appunto il nostro paese in questo momento sia in prima linea, in particolare. Certo, ascoltiamolo. Non dimentichiamolo, ha vissuto 2 anni difficilissimi per il Covid. Vittorio, a te la parola. Adesso dove andremo? Spiegalo tu ai vostri ascoltatori di RTL. Ciao a tutti. Adesso, come ha detto Cristiano, buongiorno a voi. Siamo a Kroshenko, adesso ci dirigeremo verso Medica perché abbiamo un appuntamento per portare a Cracovia e poi in Italia, a Monfalcone per la precisione, 4 persone. Sono una mamma, sua madre e 2 bambini piccoli che hanno dormito a Leopoli per 4 giorni in stazione. Siamo riusciti a contattarli, quindi li porteremo a Cracovia, dove abbiamo un altro appuntamento con una situazione qua polacca molto efficiente.
ci daranno altre 14 persone, di cui due bambini piccoli e un gatto. Quindi questo è significativo, il gatto, perché vuol dire che la gente sta portando via dall'Ucraina tutto quello che gli è rimasto, quindi le donne, i bambini e in questo caso eventualmente gli animali. Oh, ringrazio Cristiano per questo collegamento, perché questa missione si chiama Missione 2023, perché domenica notte, o meglio domenica sera alle 20:23 abbiamo deciso di partire, e credetemi, la solidarietà di Lodi, che è poi la solidarietà dell'Italia, perché ci siamo accorti che qua siamo veramente, non si può dire leader nella solidarietà, ma abbiamo una sensibilità che altri forse non hanno, si è dimostrata pazzesca. 7 furgoni prestati da imprenditori, senza distinzione, carichi di medicine, carichi di abbigliamento, carichi di cibo. Sono circa, abbiamo fatto i conti ieri sera, sbagliando anche i conti, sono circa 70 quintali di materiale che abbiamo raccolto in una settimana, in pochissimi giorni. No, in tre giorni. Prima di salutarvi, volevo chiedervi che situazione avete visto, ecco, queste persone che dormivano in macchina, e poi cosa avete visto? Beh, intanto siamo arrivati in serata, per cui la prima immagine plastica che ti voglio dare sono due camion dell'esercito che si sono parati sulla strada. Stavamo portando questi aiuti, io sono con questo gruppo per raccontare questa missione. Due camion, e la cosa ci ha un po' raggelato, perché questo ci ha reso appunto le dimensioni del problema, di dove ci troviamo in questo momento. La guerra veramente a pochissimi chilometri, a pochissimi passi da qui. Adesso andremo al confine, dove appunto incontreremo questi rifugiati, che immaginiamo saranno molto spaventati, e li porteremo in salvo. La vita qua è un po' bloccata, perché appunto la guerra qui è veramente pochi chilometri, e c'è una sensazione come di attesa anche di fronte agli eventi, per capire cosa succede. E intanto poi evidentemente anche il cuore grande della Polonia, un paese molto vicino all'Italia, che si è messo subito in movimento per accogliere appunto i rifugiati. Ma ci terrei a sottolineare un altro aspetto in merito alla solidarietà. Sì. Ci sono sicuramente polemiche in generale quando qualcuno fa qualcosa, scusatemi il termine, ecco, questo è un tipo di solidarietà pensata, non si viene qua per caso, non ci si improvvisa. Giusto. In questi casi si viene qua anche con uno spirito, passatemi il termine, imprenditoriale, cioè anche nel fare il bene bisogna essere organizzati, perché bisogna portare un aiuto concreto. Certo, non si può prendere la macchina, fare 1600 chilometri e venire qui pensando di fare chissà cosa, specialmente in una situazione tesa come quella che ci state raccontando al confine dell'Ucraina. Lo diciamo, lo ripetiamo, a beneficio di chi si fosse connesso solo ora: siamo in collegamento con il confine, con persone che hanno preso quello che avevano, una macchina, un furgoncino, 7 furgoncini, sono partiti e sono andati a prendere fisicamente le persone al confine e le porteranno in Italia. Io ringrazio entrambi i nostri ospiti, un grande in bocca al lupo per il vostro viaggio di ritorno e per il prosieguo del vostro viaggio. Complimenti. Grazie ancora, buona giornata. Grazie. Buona giornata.